Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura il primo giorno di scuola in Abruzzo. Partiamo da Pescara, dove ci sono problemi al liceo classico D'Annunzio a causa problematiche con la controsoffittatura di alcune aule. Dunque le lezioni inizieranno domani con doppi turni. Sentiamo Paolo Renzetti. Lavori in corso al liceo classico D'Annunzio di Pescara, lavori che stanno proseguendo qui alle nostre spalle e anche in altri locali. Siamo con il dirigente scolastico del D'Annunzio per parlare proprio di questa situazione che però nonostante tutto vedrà domani l'apertura regolare della scuola. Sì, ha detto cose giuste, la nostra scuola è interessata in questo periodo, come vedete, da lavori seri che aiuteranno a mettere in sicurezza tutti i nostri locali. Ciò nonostante, alla fine di una trattativa lunga che ha visto la collaborazione degli alunni, dei docenti, di tutti, siamo riusciti ad evitare di spostarci dalla nostra scuola. C'erano dei colleghi della nostra scuola, parlo di scuole superiori, della CEA, Cerbo, Di Marzio, Tinozzi, disposti ad accoglierci, però come capite spostare una scuola di 910 alunni più di 100 docenti non è cosa facile, quindi abbiamo voluto a tutti i costi restare nella nostra scuola con disagi che purtroppo in questi giorni sopporteremo. Con il doppio turno, secondo le varie annualità, domani inizieremo regolarmente le lezioni. Se vogliamo al più presto che ci si restituisca la scuola, forse la più sicura di tutta la provincia, occorre avere questo piccolo disagio. Il cantiere sarà aperto, saranno aperti i cantieri sui piani, però ovviamente oggi stesso firmeremo un DUVRI, che è il documento di valutazione rischi per le interferenze. I problemi sono nati nel momento in cui a fine agosto sono venuti per risolvere il problema legato a un maltempo, proprio un nubifragio che ci fu nel novembre 2017, che nella nostra scuola, edificio degli anni 30, portò a suo tempo parecchie difficoltà, nel senso che si incanalò l'acqua su una colonna con effetti disastrosi per queste aule che furono allora interdette. Ovviamente andando avanti nel tempo si sono asciugati nel modo giusto e erano venuti appunto per risistemare la sicurezza di queste aule interdette. E mentre lavoravano hanno trovato delle criticità legate più che altro a una manutenzione che doveva essere costante negli anni in questo che è un edificio storico, manutenzione non fatta, per cui adesso stanno intervenendo sulla controsoffittatura di tutto l'edificio per dare sicurezza agli alunni e ai docenti a quanti accedono. Ci spostiamo a Teramo, dove il sindaco Gianguido D'Alberto ha fatto visita alle scuole cittadine augurando a tutti gli studenti un buon anno scolastico. Il primo cittadino ha ricordato anche che la sicurezza degli edifici scolastici rappresenta la priorità della sua amministrazione. Tania Bonici Castelli. Primo giorno di scuola a Teramo per gli studenti di ogni ordine e grado e primo giorno di scuola anche per la piccola Viola, la figlia del sindaco Gianguido D'Alberto, che oggi ha varcato con lei la soglia dell'aula di prima elementare. Un gesto di affetto che si vuole estendere a tutti gli alunni della città, ai quali D'Alberto augura un buon anno scolastico. Un augurio a Viola, ma anche a tutti gli studenti teramani? Sì, un augurio a tutti, è il primo giorno di scuola anche per me, ma soprattutto il primo giorno di scuola per i tanti bimbi della nostra città che iniziano questo percorso di vita straordinario, alcuni lo proseguono. L'augurio che abbiamo portato a tutte le scuole è un augurio di un'attività scolastica che sia assolutamente piena di speranza, piena di soddisfazioni, piena di sorrisi, pur nelle difficoltà che ogni percorso scolastico porta con sé. L'augurio più grande che faccio ai nostri piccoli cittadini che veramente possano riscoprire e trovare nella scuola, possano innanzitutto vivere la scuola come la loro casa e quindi questo significa rispettarla, rispettare le istituzioni, rispettare le insegnanti e possano veramente vivere con il sorriso questo percorso straordinario di crescita. Una casa sicura? E questo è quello che spetta a noi. Spetta a noi che governiamo oggi questa città, ovviamente la sicurezza deve essere il primo punto sul quale dobbiamo lavorare, che dobbiamo garantire alle famiglie e ai nostri bambini.
qualcosa è stato fatto, tanto non è stato fatto, perché in realtà, questo diciamocelo con grande chiarezza, ripartiamo da dove ci siamo lasciati, dall'ultimo anno scolastico. Ora la grande sfida sta nella programmazione, le risorse, molte risorse sono già in campo, dobbiamo accelerare perché si possano mettere in campo le progettazioni in modo tale che con una programmazione chiara da qui a breve riusciamo a dare delle risposte definitive su quello che, ripeto, è il punto fondamentale, cioè la sicurezza degli edifici, la sicurezza delle strutture, ma in generale ci sarà da parte di questa amministrazione, non solo per questo primo giorno di scuola, ma per tutto l'anno scolastico, una collaborazione piena e totale per l'istituzione scuola. Ed ora una notizia di cronaca: un giovane di 20 anni originario del Ghana ma residente a Pescara è morto nella tarda serata di ieri a Francavilla al Mare dopo essere stato investito da un'auto condotta da un 39enne. Il giovane è stato investito lungo la strada provinciale che conduce a Ripa Teatina, incontrata a Santa Cecilia nei pressi dell'uscita A14 dell'autostrada, mentre era sulla sua bicicletta. Immediati i soccorsi dei sanitari del 118, che però non hanno potuto fare oltre che constatare il decesso a causa delle lesioni riportate. Sull'accaduto stanno indagando gli agenti della Polizia Stradale di Chieti. E continuiamo cambiando argomento. Al via fra le polemiche i lavori per il nuovo mercatino etnico a Pescara nella zona della stazione centrale, presidio questa mattina del centrodestra. Vediamo il servizio. Con il consigliere regionale Lorenzo Sospiri ci troviamo sotto il tunnel della stazione ferroviaria di Pescara, dove dovrebbe sorgere il nuovo mercatino etnico. Da questa mattina sit-in permanente del centrodestra, anche delle associazioni dei commercianti, per dire no a questo nuovo mercatino. Perché, Sospiri? Ma intanto speriamo che diventi di tutta la città, comunque la si pensi politicamente, perché questa è un'opera folle, immotivata, ingiusta ed illegale. Qui devono essere allocati gli animatori di quel presunto mercatino etnico che sono stati fatti sgomberare dalla Guardia di Finanza perché vendevano solo e soltanto merce contraffatta in maniera illegale. Adesso l'amministrazione comunale deve spendere 250.000 euro per allestire questo spazio assolutamente angusto e inidoneo, che creerà un nuovo ghetto alla stazione centrale di Pescara, in una zona dove già ci sono notevoli problemi di ordine pubblico. Perché va fatta questa? Perché queste persone non possono andare nei mercati normalmente a vendere la loro mercanzia come devono fare, come fanno cittadini italiani e non? Probabilmente perché lì bisogna rispettare delle regole, perché bisogna pagare delle tasse, perché non si può vendere merce contraffatta. Questa è una follia. Da sempre, ormai da diversi anni, siamo a lottare per evitare questo scempio, questo regalo che l'amministrazione Alessandrini vuole lasciare alla città di Pescara. Sono tre anni, quattro anni che diciamo che non è accettabile che in centro, in pieno centro, in un sottopasso ferroviario si possa aprire un mercatino etnico, probabilmente un mercatino dell'illegalità. Lo abbiamo detto in consiglio comunale, abbiamo cercato in oltre 30 sedute di consiglio comunale di far capire che era una scelta sbagliata. Purtroppo oggi in sordina ci ritroviamo qui a manifestare perché sappiamo che oggi dovevano iniziare i lavori per la realizzazione di questo mercatino. Noi l'abbiamo detto in commissione, l'abbiamo detto in consiglio comunale, l'abbiamo detto tramite ordine del giorno, tramite mozioni, sui giornali. Abbiamo sempre sostenuto convintamente che la vera integrazione non può passare tramite un tunnel sotto la stazione, ma deve passare obbligatoriamente all'interno dei mercati rionali già esistenti. Siamo contrarissimi, lo stiamo combattendo dall'inizio del progetto e abbiamo presentato delle diverse osservazioni, noi, gli altri commercianti, anche con l'associazione di categoria e anche con i residenti. Siamo fortemente contrari, non abbiamo avuto una rassicurazione da parte dell'amministrazione a riguardo di avere la sicurezza, non ci deve essere il degrado e assolutamente poi non ci deve essere il mercato del contraffatto. Andiamo avanti, restando a Pescara. Dal 10 al 14 di settembre il Museo Colonna ospita la settimana della mobilità che coinvolgerà gli operatori dei comuni di Pescara, Chieti, Francavilla, Montesilvano, Città Sant'Angelo, Spoltore e San Giovanni Teatino per una conurbazione di oltre 300.000 abitanti. Il programma dettagliato è stato illustrato questa mattina a Pescara a Palazzo di Città. Vediamo.
Creiamo PA verso una mobilità più sostenibile, se ne parla questa mattina a Pescara, ci sono assessori anche i tecnici del Ministero. Pescara è stata selezionata insieme ad altre 5 città in Italia per questi forum, che sono forum per il miglioramento della qualità della vita, quindi per una mobilità più sostenibile, che sicuramente sia da un punto di vista ambientale che da un punto di vista sanitario rappresentano un aspetto fondamentale, rappresentano la sintesi di quello che noi stiamo facendo in questi ultimi 5 anni, dove stiamo in qualche maniera rivalutando il tipo di mobilità all'interno di questa città con una mobilità più dolce e più sostenibile per poter permettere una migliore qualità della vita da parte dei cittadini. Quel progetto Creiamo PA consiste nella realizzazione da parte del Ministero dell'Ambiente di numerose linee di sviluppo. La linea L7 si occupa appunto di mobilità sostenibile ed ha lo scopo di informare, formare e supportare le amministrazioni locali e le amministrazioni di area vasta, come l'esempio di Pescara e dei comuni che vanno a questa città associandosi nella realizzazione di progetti di mobilità sostenibile, una mobilità attenta all'ambiente, una mobilità attenta alla sostenibilità degli stili di vita, una realtà non eccessivamente estesa come Pescara, può essere un laboratorio sicuramente interessante. Cambiamo argomento, ci spostiamo nell'area Vestina, in particolare a Loreto Aprutino, per un incontro intitolato Parliamo di salute in una comunità che invecchia, volto alla sensibilizzazione degli anziani sulle malattie cardiovascolari. Relatore il cardiologo Gerardo Rasetti, il servizio di Vestina News. Quando l'età avanza, inevitabilmente gli acciacchi aumentano, soprattutto negli anziani, specialmente quando gli ultimi dati demografici italiani hanno evidenziato un incremento di over 65 anni e di conseguenza di un'attenzione medica verso le patologie cardiovascolari. Di questa problematica e di come affrontarla nella terza età si è parlato a Loreto Aprutino in un incontro organizzato dal nuovo circolo Aprutino, a cui ha preso parte come relatore il dottor Gerardo Rasetti, ex direttore del reparto di cardiologia dell'ospedale Santo Spirito di Pescara e nativo proprio del centro Vestino. Affronteremo oggi il discorso della prevenzione, quelli che sono i fattori di rischio, un argomento e un capitolo molto lungo, per cui cercherò di condensarlo in un'oretta per dare spazio anche a un dibattito successivo, perché sicuramente ci saranno molte domande per chiarire quelli che sono gli aspetti della dieta, dell'attività fisica e di quelli che sono gli stili di vita che vanno corretti per migliorare la qualità della vita delle persone della terza età. Quali potrebbero essere le prime avvisaglie per capire che si ha problemi di cuore? Quando ci sono le avvisaglie già siamo in una fase avanzata della malattia o del processo involutivo, per cui bisogna realizzare una sfida e vincerla per vedere quelle che sono le fasi precliniche della malattia, in modo da svelare l'evoluzione della malattia e quindi calcolare le probabilità di sviluppare un accidente cardiovascolare. Adesso è inaugurata a Giulianova la personale di Mark Costaby, allestita nella Galleria Respirarte. Mark Costaby, artista, compositore americano, ma ormai possiamo dire italo americano, perché ospite spesso e volentieri dell'Italia, ultimamente innamorato proprio di Civitella del Tronto, qui in Abruzzo, l'ultimo baluardo dei Borboni. Perché amo Abruzzo? Perché la gente simpatica. Sono tanti buoni amici che abitano qui, mi invitano qui e vengo volentieri sempre e faccio tante mostre, concerti qui e poi amo la cucina abruzzese. Ospite a Giulianova già da parecchio tempo, perché anche Piazza Dante, una galleria di Giulianova, ti ospitò con una mostra. Oggi siamo nella Galleria Respirarte della famiglia Montebello. Questo è un gradito ritorno per te a Giulianova? È un bel ritorno. Credo che la prima mostra era con la galleria di Angelo Di Maira, che sta lì accanto a te. È stata una collaborazione con mio fratello, i fratelli Costaby,
perché siamo entrambi pittori e entrambi musicisti. Era un periodo di contestazione o tuttora per te l'arte è diventata anche mercificazione, la tua critica, diciamo? Onestamente io stavo solo cercando di essere un artista interessante e buono e volevo vivere tramite i miei disegni e i miei quadri, e quando ho cominciato di esporre, siccome ero molto prolifico e volevo avere successo così intensamente, ho fatto tante mostre e avevo successo rapidamente, e altre persone hanno detto: ah, Costabi è ovunque, lui è un businessman. Non stavo cercando di essere un businessman. Ed ora la pagina dello sport ampia, come ogni lunedì, ripresa degli allenamenti per il Pescara. Dopo due giorni di riposo, Beppi Pillon e i suoi giocatori tornano al lavoro con una seduta pomeridiana in vista della trasferta di Brescia di sabato prossimo. Sono a disposizione Cristian Capone e Filippo Melegoni, reduci dalla convocazione con la nazionale Under 20 vittoriosa in Polonia la scorsa settimana nella prima partita di Elite League di categoria. Rientreranno nei prossimi giorni Ledian Memusciai e Elan Castrati, impegnati rispettivamente con la nazionale maggiore e l'Under 21 dell'Albania. Questi giorni aiuteranno Pillon a capire se Fiorino, Canutè e Crecco saranno a disposizione per il match del Rigamonti. Domani prevista doppia seduta al Delfino Training Center. Cambiamo categoria, scendiamo in Serie C per parlare del Teramo. Arrivato dalle giovanili del Sassuolo, l'attaccante del Teramo Giacomo Zecca analizza il suo impatto positivo con la nuova realtà biancorossa e attende l'avvio del campionato per valutare la consistenza veritiera del diavolo. Vediamo il servizio. Giacomo Zecca, l'inserimento procede nel migliore dei modi, ti abbiamo visto anche iniziare ad essere prolifico in zona gol. Sì, sicuramente quando faccio gol mi sento al massimo, poi l'inserimento nella squadra è stato il migliore dai primi giorni, quindi aspettiamo solo l'inizio del campionato per far vedere quanto valiamo. Come ti trovi con questo modulo e con gli schemi di gioco di Zighella? Con questo modulo mi trovo benissimo, perché è il modulo che ho sempre fatto anche nelle giovanili. Quindi mi trovo molto bene e con mister Zichella lui mi sta aiutando molto, perché devo essere più cattivo in zona gol, più convinto, devo attaccare meglio la profondità e la porta, quindi lui mi sta aiutando tanto in queste situazioni. Posso chiederti che cosa c'è di differente tra un mondo giovanile, seppur ad alti livelli, e una categoria professionistica? Beh, sicuramente c'è di differente il ritmo, perché il ritmo è molto più elevato, anche i contrasti, le palle, tutto. E quindi è molto difficile fare il salto dalle giovanili ai professionisti, però io ho già fatto un anno fra i professionisti, quindi penso di essermi ambientato bene. È chiaro che adesso non abbiamo ancora la riprova del campionato, però io penso che nello spogliatoio qualche discorso su quello che è al di là della salvezza, la dimensione di questo Teramo, lo abbiate fatto. Sì. Io considero questa squadra una buona squadra, però non essendo ancora iniziato il campionato e il calcio d'agosto è un po' secco, quindi dobbiamo ancora aspettare bene, per aspettare un po' di tempo per vedere dove potremo piazzarci. Senti, questo tridente con i due esterni fisicamente molto prestanti e magari con una prima punta che prestante non è, un po' atipico. Ma sì, il tridente è un po' atipico, sì, perché di solito gli esterni sono più bassi, più veloci nello stretto, però comunque sia io che Luca che anche Alessandro Fratangelo possiamo trovarci bene sia a destra sia a sinistra, quindi riusciamo bene ad ambientarci in questo tridente, ecco. Ancora calcio con la Coppa Italia di Serie D nel derby e il Giulianova a fare festa, ancora grazie ai calci di rigore. Dopo aver eliminato il Francavilla, la squadra di Stallone ha superato anche il Pineto. La partita era finita 0-0 nei tempi regolamentari, nei quali Giulianova si era fatto preferire alla squadra di Amaulo, apparsa appannata in fase offensiva. Sentiamo il servizio di Andrea Costantini. E il Giulianova ad avanzare
in Coppa ai sedicesimi di finale. Come a Francavilla, anche col Pineto i giallorossi hanno la meglio ai calci di rigore, ma il verdetto è giusto per quanto visto nei 90 minuti regolamentari, finiti 0-0, ma nei quali il Giulianova, già in clima campionato, si è fatto preferire per voglia e intensità contro un Pineto che ha tenuto difensivamente ma ha faticato tanto a creare gioco. Passi indietro rispetto al match con la San Giustese. Nel Giulianova il tecnico Stallone, squalificato, lascia in panchina Frulle e Palladini e vara un 3-5-2 con Fuschi, De Fabritis e Ferrante in difesa, Antonelli sulla corsia sinistra. A Mauro replica con un 4-3-3, Tomassini preferito a pedalino, ai suoi lati Farias e Villanova. Si gioca davanti a circa 500 spettatori, fa molto caldo e il Giulianova si adatta meglio nel primo tempo. Il Pineto prova a fare la partita ma raramente entra nell'area di rigore avversaria. Del Grosso scalda i guanti di Fargione, poi al nono replica Villanova. Il suo sinistro centrale resterà l'unica traccia pinetese del primo tempo. Il Giulianova riparte con più cattiveria e al tredicesimo reclama un calcio di rigore per un presunto fallo di mano in area ospite. Sugli sviluppi del successivo corner, Ferrante corregge in porta la torre di Tozzi Borzoi, ma è tutto vanificato dalla posizione di fuorigioco del difensore giallorosso. 24esimo, carambola in area del Pineto, ne approfitta Tozzi Borzoi che calcia troppo centralmente. 27esimo, a Paolo perde l'acciaccato Tomassini, al suo posto pedalino. Ancora Giulianova prima della fine del tempo, prima con un sinistro di Antonelli al 33esimo, poi al 40esimo con Fuschi che incorna il traversone di Del Grosso. In entrambi i casi ordinaria amministrazione per Fargione. Nel corso dell'intervallo la società del Real Giulianova, con una piccola cerimonia, ha consegnato tutti i trofei conseguiti in questo biennio all'ASD Calcio Giulianova, già giuliesi per sempre. Questi trofei appartengono alla città, ha detto il presidente Bartolini. Ad inizio ripresa c'è Pepe al posto di Orlando nel Pineto, ma la squadra di Amaulo non c'è ed è il Giulianova ancora a menare le danze. Al terzo ci prova dalla distanza Fazzini, mentre all'ottavo protesta in maniera veemente il Fadini, contropiede del Giulianova con Tozzi Borsoi che prova a passare di forza, poi va giù nel contatto con Pepe. Rigore o punizione per Capriolo di Bari, invece è simulazione del centravanti giuliese che viene ammonito. Amaulo allora corre ai ripari, sostituiti Villanova ed un Farias totalmente fuori partita. Dentro Mancini e Di Rocco, tridente rinnovato e Pineto che si rifà vivo con pedalino che non impensierisce più di tanto Sciva. Al 23esimo bello spunto proprio di Mancini e stavolta Sciva deve impegnarsi. Primi cambi anche per il Giulianova, Monaco, Fabrizi e Frulla per Forò, Antonelli e Di Paolo. Poco o nulla di rilevante accade fino al secondo dei 4 minuti di recupero, quando col Giulianova risistemato col 4-4-2 Del Grosso riceve la bella apertura di Tozzi Borsoi ma non riesce ad angolare il tiro. Si va dunque ai rigori dove la differenza la fanno le due parate di Sciva su Esposito e Di Rocco e l'errore di Mancini. Giulianova segna con Tozzi Borsoi, Fuschi e Barlafante. Finale 3-2 per la soddisfazione del pubblico del Fadini. Giulianova unica squadra abruzzese rimasta in lizza in Coppa Italia, ma da domenica sarà campionato. Giulio Torre, la vittoria arriva con i calci di rigore, ma una vittoria meritata per quanto visto nei 90 minuti. Beh, anche secondo me, specialmente nel primo tempo li abbiamo messi in grande difficoltà, poi sinceramente con il caldo che faceva era difficile tenere quei ritmi, però nonostante tutto la squadra anche nel secondo ha dimostrato equilibrio in tutti i reparti, quindi è stata una partita che, come hai detto tu, probabilmente indipendentemente dai rigori abbiamo fatto qualcosina in più del Pineto. È sembrato un Giulianova già in clima campionato, forse perché in queste domeniche si doveva già giocare? Guarda, il fatto che abbiamo giocato, questa è la terza partita di campionato, ci ha aiutato tanto da questo punto di vista, perché giocare delle partite anche se di Coppa Italia, ma per noi sempre comunque importanti, ti aiuta a trovare la condizione giusta per il campionato, anche a livello, soprattutto a livello agonistico. A Mauro, la fase difensiva ha tenuto in piedi il Pineto, però probabilmente rispetto alla gara con la San Giustese ci sono stati dei passi indietro. Sicuramente non abbiamo fatto un'ottima gara in fase offensiva, abbiamo fraseggiato bene fino a un certo punto, poi gli ultimi 20 metri c'è stata un'interpretazione sbagliata dell'ultimo passaggio e abbiamo concluso male. E il caldo inciso per entrambe le squadre, sicuramente non c'è stato il ritmo molto alto della gara, è una partita equilibrata, penso che poi l'esito finale era quello del pareggio, poi il Giulianova è stata più brava dagli 11 metri. A un certo punto lei si è arrabbiato con Farias e Villanova, li ha cambiati entrambi.
Beh, sicuramente mi aspetto molto da questi giocatori e anche da chi è subentrato. E come ho detto prima, possiamo e dobbiamo far meglio, soprattutto nella fase offensiva, perché abbiamo giocatori di qualità che può far male sia dall'inizio o entrando in partita in corso. Hai preso un giallo per simulazione, ma cos'è successo? No, io penso che sia stato chiaro a tutti alla fine quello che è successo. Diciamo, su un mezzo contrasto la palla è rimasta a me. Stavo davanti alla porta, ovviamente Alfonso Pepe, che tra l'altro è un mio amico, quindi mi ha afferrato e niente, l'arbitro, non so se era punizione o rigore, comunque in entrambi i casi lui ha dato punizione a favore del Pineda e a me ammunizione, quindi non so cosa abbia visto, però ci sta. Romano, inizia un campionato di Serie D, domenica prossima ad Agnone, sarà già battaglia perché uno scontro contro una pari grado, lotta per la salvezza anche l'Agnone, e voi insomma oggi avete dimostrato che siete in clima campionato. No, ma noi siamo una squadra, l'ho già detto, bella tosta, quindi non molliamo mai, poi dopo più o meno forti delle altre, questo qui sarà solo il campo a deciderlo, dobbiamo giocare ogni partita come se fosse l'ultima, come se fosse un passaggio di turno di Coppa Italia, no? Perché le partite singole difficilmente a livello di approccio le sbagliamo, quindi dobbiamo tenere queste caratteristiche e andare avanti. Si interrompe il cammino di Coppa della Vastese, la squadra di Palladini cade a Cassino per effetto del gol segnato dall'ex Prisco e può recriminare per il rigore fallito da Leonetti. Ad inizio partita, Jacopo Forcella. La Vastese si ferma ai 32esimi di Coppa Italia, condannata dal centro del suo ex bomber Umberto Prisco nel giorno in cui il suo Leonetti ha le polveri bagnate. E così l'1-0 finale che premia i laziali di Corrado Urbano è deciso da due episodi in sequenza nella parte finale di una gara che in avvio proprio a causa di un episodio poteva invece indirizzarsi sui binari biancorossi. Palladini lascia fuori Fiore Napolano, ma dopo due minuti Gazzerro abbatte in area Sciba e per l'arbitro Di Giovanni di Caserta rigore. Ma dal dischetto della pietra ipnotizza Leonetti, che calcia male, si fa respingere la conclusione dagli 11 metri. Il Cassino, scampato il pericolo, si riorganizza, Tribelli apre e chiude un triangolo ampio e che premia il suo inserimento coi tempi giusti, la conclusione però è da dimenticare. Che per Leonetti non sia una buona giornata lo si capisce poco più tardi quando D'Alessandro gli serve un pallone da correggere alle spalle di Della Pietra, ma anche stavolta il centravanti svirgola malamente. Sul fronte opposto è Tomassi a provare la sortita sfondando sulla corsia di destra e cercando la traversone, su cui però non arriva nessuno. Ancora Cassino con Prisco che gira verso Morelli, il cross di Tribelli, miracolo del portiere aragonese che alza in corner la conclusione di testa. I laziali salgono di tono e la Vastese fa fatica. Marcheggiani prova il diagonale mancino neutralizzato da Morelli, mentre la staffilata di Giampaolo dalla distanza termina a lato non di molto. L'occasione per i padroni di casa arriva a fine prima frazione quando sempre Tribelli, lanciato in campo aperto da Darbosi, fa respingere la conclusione coi piedi da Morelli. La ripresa regala invece meno spunti. La Vastese ci prova col dialogo stretto sull'asse Ridolfi Sciba Pagliari, ma la sventola del centrocampista biancorosso è alta. E così è ancora un episodio a decidere il match nel finale. Stavolta però il Cassino non spreca quanto il destino gli regala. Molinari commette fallo su Marcheggiani e per l'arbitro ci sono gli estremi del doppio giallo e della doccia anticipata per il difensore della Vastese, che dunque vede da spettatore quello che accade poco dopo, quando Prisco in area calamita un traversone da destra e infila alle spalle di Morelli il pallone della vittoria laziale. Finisce 1-0 per la Vastese, eliminata, e da oggi è già tempo di campionato. Si parte subito forte con la trasferta di Matelica per cominciare un cammino che dovrà portare qualcosa in più dello scorso anno. Per il Cassino invece al prossimo turno di Coppa Italia ci sarà un'altra abruzzese, il Giulianova. No, è stata una partita bella, giocata bene da tutte e due le squadre. Nel momento migliore nostro, nel secondo tempo, quando abbiamo preso più campo e abbiamo praticamente giocato quasi solo noi, abbiamo preso il gol sulla nostra ingenuità, perché prima è arrivata l'espulsione quando... Sembrava un po' affrettata. Ma al di là di quello c'era un errore nostro, perché la palla doveva essere messa in fallo laterale e basta. Da lì poi siamo andati in inferiorità numerica, abbiamo preso questo gol stupido, evitabile. Poi abbiamo provato anche in 10 a pareggiarla, è stato bravo anche il loro portiere in qualche circostanza. Però una partita piacevole, dispiace uscire così, forse
è una partita che da pareggio, ecco, se fosse finita pari nessuno avrebbe recriminato. Però noi dobbiamo migliorare ancora, perché siamo un pochettino troppo leziosi a volte, troppo belli da vedere ma poco concreti a volte, quindi sotto questo profilo dobbiamo migliorare ancora tanto. Il nostro obiettivo non è quello di vincere il campionato, nel senso di lottare contro tutti e di mettere in difficoltà tutti giocando a calcio e mettendo anche un po' di cattiveria agonistica che non fa male. Ci sono squadre forti: Cesena, Forlì, Sant'Arcangelo, Matelica, Avezzano, Recanatese, sono squadre fortissime, tutte attrezzate, un girone anche a 20, quindi ci saranno molti turni infrasettimanali. Noi siamo a posto così e sono contento di quello che ho a disposizione. Ripeto, dobbiamo crescere ancora di condizioni, questa per noi è la seconda partita vera, perché poi di amichevole difficili non ne abbiamo fatte, perché purtroppo molte si sono state rinviate, e quindi era un test per vedere come stiamo di condizioni. La condizione è buona, bisogna migliorare sotto qualche punto di vista. Ma abbiamo fatto secondo me una grande partita di sacrificio. Il primo tempo meritavamo sicuramente di passare già in vantaggio, perché abbiamo avuto diverse occasioni e non siamo riusciti a sfruttarle. È stato molto bravo come sempre quando gioca Della Pietra nei primi minuti a far sì che il risultato rimanesse in equilibrio, perché è chiaro che se loro fossero andati in vantaggio sarebbe stato un po' più difficile, perché sono molto bravi nel palleggio. Oggi faceva tantissimo caldo e quindi la squadra che palleggiava di più probabilmente oggi avrebbe speso di meno. Secondo tempo abbiamo sofferto un po' perché non riuscivamo più a tenere la palla, facciamo fatica a salire. Però quello che avevo detto ai ragazzi, vista anche l'emergenza di oggi, le defezioni di oggi, era quello di cercare di rimanere in partita e se capitava qualche occasione di sfruttarla al massimo, un po' meglio di quello che era successo nel primo tempo. Così è stato. Voglio elogiare i ragazzi per il grande sacrificio che ci hanno messo oggi, lottando su ogni pallone con un caldo incredibile contro una signora squadra che è un grosso gruppo, una grossa rosa. Non so se avete visto i cambi che hanno fatto erano meglio di quelli che hanno giocato titolare. E questo era l'ultimo servizio per quanto riguarda il TG6. Grazie per averci seguito. Vi ricordo che i nostri servizi, come sempre, li trovate on demand sul sito www.tv6.it e sul nostro canale YouTube. Buon proseguimento con la nostra programmazione.